Chi mi conosce è abituato a dire che io quando parlo o quando scrivo uso dei termini che erano arcaici già al tempo di Shakespeare. Ebbene, oggi in una giornata come quella che ormai ci stiamo mettendo alle spalle, di titoli shakespeariani me ne sono venuti in mente tantissimi per descrivere quanto sta accadendo soprattutto a Forlì. Beh, allora aiutateci voi a trovare il titolo giusto per quello che ormai saprete tutti, il cambio di allenatore sulla panchina biancorossa. Parleremo di questo, ma anche di tanto altro in questa puntata di Panorama Basket. A voi non resta che seguirci e interagire con noi. Buona puntata a tutti. Gentili telespettatori, buonasera e ben ritrovati alla 24esima puntata di Panorama Basket. Se ci state seguendo in questo momento lo state facendo per due ragioni, altrimenti io sarei qui a parlare come allo specchio. Lo fate perché siete curiosi di sapere di tutto e di più sul cambio di allenatore nella panchina forlivese e perché c'è lei, Francesca Piccari, altrimenti non mi stareste guardando. Ciao Francesca, ma ben ritrovata. Ma non è vero, assolutamente. Invece ciao Enrico, ben ritrovati a voi. Allora Francesca, puntata importante quella di stasera, dobbiamo andare subito a presentare chi ci tiene compagnia, tenendo conto che avremo tantissime cose da dire. Eh sì, infatti Enrico, quella di oggi è una puntata davvero molto particolare, questo perché l'attualità ce lo impone, perché infatti, come dicevi tu in premessa, c'è stato l'esonero di Giorgio Valli, e di questo che è appena successo e di come cambieranno le prospettive quindi di Forlì, noi abbiamo assolutamente bisogno, ecco, di sapere cosa ne pensa la società ma anche la squadra, e questo lo faremo con un collegamento telefonico che avremo prestissimo col general manager di Forlì, Renato Pasquali. E per quanto riguarda la squadra, oggi portavoce della squadra è qui con noi il capitano biancorosso Davide Bonaccini, che ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi dell'invito. Ciao Davide. Cambiando invece un attimo lo stato d'animo, lo vediamo un po' più felice accanto a lui. Sto parlando del centro di Ravenna, Luca Gandini, che è appena uscito da una vittoria fondamentale con Roseto. Buonasera e benvenuto. Ciao, grazie dell'invito. E ancora sempre stato d'animo felice quello di chi siede accanto a Luca, perché è con grande piacere che ritroviamo l'assistente allenatore di Raggi Solari Sfaenza, Claudio Agresti. Buonasera. Ciao. Che è proprio reduce da una vittoria ottenuta ieri nel derby con Lugo, Enrico. Assolutamente sì, infatti. Ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti, ne parleremo con voi. Ovviamente ci aspettiamo tanti messaggi questa sera. Francesca, ricordiamo il numero. 334-76-92087 è il numero al quale inviare i vostri messaggi WhatsApp. Assolutamente, davvero, tante domande e vostre opinioni, oltre che domande ai nostri ospiti. Col telefonino poi noi sondiamo anche il vostro parere sulla attualità, come dicevamo prima, quindi con Instagram, con le nostre storie e i nostri sondaggi. E infatti il sondaggio di questa sera, come immaginerete, verterà proprio sul discorso di Forlì. E noi vi chiediamo questo: oggi è stato esonerato Giorgio Valli, al suo posto arriva Marcelo Nicola. Condividete la scelta della pallacanestro Forlì, sì o no? Diteci la vostra. Esatto, poi dopo, casomai, approfondite anche la vostra opinione. Francesca poi riuscirà a dare conto dei vostri messaggi, delle vostre riflessioni. Ovviamente viviamo un po' l'impronta questa sera, ma
Prima di tutto, siete già in tanti davanti ai teleschermi e visto che siete in tanti, vogliamo farvi giocare e vincere immediatamente. Eh sì, lo facciamo subito per darvi la possibilità di vincere un buono per andare a consumare gratuitamente una pizza e una birra dai nostri amici di Mami Margherita, il ristorante che trovate in Piazza Cavour 18B, che vi offre primi, secondi e pizze gourmet davvero squisite come quelle che vedete nelle immagini. E soprattutto col nostro buono potete scegliere proprio la pizza che volete. E oltre a questo, gli ingredienti utilizzati da Mami Margherita sono sempre stagionali a chilometro zero e rigorosamente biologici per voi, ma anche per i vostri amici a quattro zampe, ai quali Mami Margherita regala un menù appositamente dedicato a loro. Assolutamente sì, allora per poter godere di questo, ovviamente il cliché è il solito, noi adesso vi faremo vedere un video, lo faremo celebrando un anniversario particolare, Francesca, perché noi andiamo a unire basket, musica, cinema, ci piacciono tanti questi tre filoni. Sì, infatti Enrico, lo faremo proprio facendovi vedere un video che, come dicevi bene tu, festeggia il film tratto da questo filmato e in questa settimana il suo 25esimo anniversario dell'uscita nelle sale. Quindi guardate con attenzione questo video e soprattutto ascoltate poi con attenzione le domande che vi porrò. Guardiamo subito. To a whole new era, G-Funk, step to this, I dare ya, funk, on a whole new level, the rhythm is the bass, woo! And the bass is the treble, chords, strings, we brings, melody, G-Funk, where rhythm is life, and life is rhythm, if you know like I know, you don't wanna step to this, it's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. If you smoke like I smoke, then you like every day. And if your ass is a buster, 213 will wake you late. Oh, per me l'avete riconosciuta tutti, questa è parte della colonna sonora di questo film a cui facevamo riferimento poc'anzi, un film incentrato sul mondo della pallacanestro, un film molto molto famoso. Noi, Francesca, cosa vogliamo sapere da voi? Queste sono le domande. Chi sono gli interpreti della canzone che abbiamo appena ascoltato? Domanda numero 2. Qual è il titolo del film del quale è colonna sonora? Domanda numero 3. Quale celebre allenatore americano recita nella parte di se stesso in questo film? Ditecelo tramite WhatsApp, mi raccomando, firmandovi. Esatto, perché alla fine leggeremo il vincitore e lo vogliamo proclamare in diretta. Benissimo, Francesca, allora io ti ringrazio di questa presentazione. Intanto ti lascio andare a controllare subito i messaggi che stanno già arrivando e credo che abbiamo già in collegamento con noi, come annunciavi tu, il general manager biancorosso Renato Pasquali. Renato, mi senti? Ciao e ben ritrovato a Panorama Basket. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Renato, allora io non ti ruberò tantissimo tempo perché so che stai aspettando una persona, ovviamente ti farò alcune domande molto semplici, anche molto dirette, perché l'abbiamo detto in premessa, lo sanno tutti, in Romagna oggi la società ha comunicato l'esonero di Giorgio Valli. La domanda dunque, mancano 5 giornate al termine della stagione regolare, io ti chiedo cosa ha portato la Pallacanestro Forlì ad assumere questa decisione. Beh, diciamo che la società ha preso questa decisione qui per provare a togliere gli alibi a qualche giocatore. Se siamo arrivati a questa conclusione, la responsabilità va suddivisa un po' fra tutti. Probabilmente degli errori li ho fatti anch'io, probabilmente degli errori li hanno fatti i giocatori, la società stessa. Abbiamo pensato che era arrivato il momento di dover togliere gli alibi a qualcuno. E da qui alla fine dovremo pensare di concentrarci solo su quello che sono i nostri compiti principali, quelli che sono i nostri obiettivi e niente altro. Io ti chiedo questo, Renato: un mese fa, prima del derby poi vinto da Forlì con Ravenna, so che ci furono riunioni, so che però la società rinnovò la fiducia a Giorgio Valli. Da allora ad oggi cosa è cambiato, diciamo, nel rapporto con il tecnico, nei vostri intendimenti, nei vostri convincimenti? Non è stata rinnovata la fiducia al coach, è stato scritto che la società rinnovava la fiducia, ma di fatto noi non l'abbiamo mai messa in discussione. Noi abbiamo chiarito alcune situazioni, alcune
situazioni che si erano create, che avevano bisogno di essere chiarite fra i giocatori e l'allenatore, i giocatori e la società. Abbiamo fatto chiarezza, ma non abbiamo mai parlato di rinnovo, di fiducia, queste cose qui. Abbiamo solo fatto una chiacchierata, preso delle decisioni che andavano a chiarire un po' i rapporti fra giocatori, allenatori e società. Io invece ti chiedo, sono comunque quasi 2 anni e mezzo quelli trascorsi con Valli, ti chiedo che bilancio fai tu di questa esperienza di Valli, ma non solo in questa stagione, ma in generale in questi anni? Ciao Francesca, allora io devo dire che Giorgio Valli è un grande professionista, una persona seria, una persona preparata. Allora adesso la gente dice perché l'avete esonerato, perché alle volte gli allenatori sono un capo espiatorio, perché alle volte è la scorciatoia più corta, è la soluzione, l'unica soluzione che rimane. Abbiamo aggiunto un giocatore, abbiamo potenziato l'organico della squadra, abbiamo avuto una reazione positiva perché fino a prima di Piacenza la squadra aveva fatto 3 vittorie su 4 partite, per cui mi sembrava che tutto fosse rientrato. Ritengo che Giorgio Valli paghi forse anche per qualcun altro. Rimane comunque una persona seria, una persona preparata e una persona che spero di dover incontrare ancora il destino più avanti. Valli quindi preparato, adesso la palla invece è passata a Marcelo Nicola che ha grande esperienza come giocatore ma come capo allenatore meno. Per cui vi chiedo cosa chiedete a lui e cosa vi aspettate invece dalla squadra? Allora, la scelta del nuovo allenatore è stata per una persona di grande personalità. E Marcelo Nicola, avendolo allenato, è una persona intelligente, una persona di grande leadership e personalità. È stato un leader come giocatore e credo lo sia comunque nella sua natura. È una persona preparata perché cestisticamente parlando era un giocatore intelligente. Ha fatto i suoi percorsi da allenatore, ha fatto il capo allenatore in 2 occasioni in Spagna e in Lituania. Tanti giocatori sono diventati capi allenatori, vedi Mike D'Antoni, vedi Pozzecco, vedi Esposito, e non hanno dovuto fare una grandissima trafila per dimostrare che erano dei buoni giocatori. Io penso che Marcello sia di questo livello qui, sia una persona che non ci vuole molto per capire se è in grado di gestire un gruppo e di capire che cosa ha bisogno quel gruppo lì. Marcello è soprattutto molto motivato, aveva bisogno di una sfida e noi gliel'abbiamo proposta. Perfetto Renato, Grazie. ti ringrazio anche Francesca, giustamente, e ti chiedo tra quanti minuti l'avrai al tuo fianco Marcello Nicola? Purtroppo c'è stato un incidente a Bologna e ha rallentato un po' il suo arrivo e dovrebbe arrivare con un'ora di ritardo, quindi dovrebbe arrivare fra un tre quarti d'ora circa. Tre quarti d'ora circa. Vabbè, adesso noi siamo d'accordo con Riccardo Fantini che casomai ci manda una sua foto immediatamente, sarebbe bello poterla avere durante la diretta di questa trasmissione. Io per adesso ti ringrazio e comunque l'appuntamento con Marcello Nicola in palestra è domani pomeriggio, vero? Esatto, corretto. Alle 5 Perfetto. domani pomeriggio. Ore 17? Ore 17, Ore sì. 17. Benissimo, grazie Grazie Renato a voi, Pasquali. buona serata a voi. Ovviamente le parole di Pasquale, ascoltate con grande attenzione dal capitano biancorosso Davide Bonaccini, a cui chiedo subito questa notizia. So che ieri vi eravate ritrovati, voi giocatori, ieri mattina, dopo la sconfitta di Piacenza, in palestra con Giorgio Valli. Non avevate però ancora sentore di questo, l'avete scoperto oggi, vi è Esatto. stato comunicato in giornata. Ci è stato comunicato, comunque siamo venuti a saperlo questa mattina. Non ti nego che è stata una cosa un po' inaspettata. Dispiace, penso che prima di parlare di qualsiasi cosa ognuno di noi debba fare un grandissimo mea culpa e farsi un grande esame di coscienza, perché quando viene esonerato un allenatore, raramente la colpa è esclusivamente del coach. Dobbiamo tutti guardarci dentro e cercare di trovare una soluzione. Perché ad esempio a Piacenza, faccio l'esempio Certo. dell'ultima uscita, ma era un sentore che c'era già da un periodo. Abbiamo giocato senza cuore, senza grinta, senza disuniti, parlando troppo e lamentandoci troppo.
Questo è un segnale che la società ha voluto dare, è comprensibile. Ora però spetta a noi, non possiamo più sbagliare niente, dobbiamo già da domani renderci disponibili al massimo al nuovo coach. Davide, ti interrompo un secondo. Io ho usato anche sui giornali due termini per descrivere la vostra prestazione di Piacenza: sfilacciati e flosci. Mi sembra che siano più o meno in linea con quanto hai detto tu adesso. Esattamente. Però perché sei arrivato a questo? La cosa frustrante è questa, che non è il perché che facciamo fatica a capire. Abbiamo fatto ieri quasi 2 ore di riunione, anche alzando i toni, perché è giusto che succeda, per cercare di capire le motivazioni, e abbiamo fatto fatica a capirlo. È una cosa di grinta. Faccio l'esempio di Sabatini, che con tutti i limiti che ha, però arrivava davanti a tutti i palloni. E questo non ha senso parlare di tecnica e di tattica se manca questo. A livello personale, Davide, tu hai fatto tutta la parabola forlivese di Giorgio Valli da quando è arrivato a gennaio del 2017 ad oggi. Lui ti ha anche dato il quintetto base in tante occasioni, comprese le ultime. Uh-huh. Ti chiedo personalmente che tipo di rapporto avevi con lui e che tipo di sensazione e sentimento hai adesso. Ma non si può di certo dire che sono felice. A Giorgio devo tanto, ci siamo sentiti oggi per messaggio, non per telefono, perché mi conosco e so che avrei fatto fatica per telefono. A Giorgio devo tanto, con lui sono cresciuto molto sotto aspetti di cui ero un po' più carente, e quindi ovviamente dispiace molto. Lasciami spendere due parole nei suoi confronti, che è un professionista come secondo me ce ne sono molto molto pochi, il primo ad arrivare in palestra, l'ultimo ad andarsene, lavorare sempre duro, e questo poi è il bene che ha fatto nella sua carriera, lo deve anche a questo suo modo di allenare. Ti chiedo, poi dopo andremo a salutare i nostri partner e comunque riprenderemo la discussione, chiedo già, ma i ragazzi lo sanno, a Luca e a Claudio un po' di pazienza, perché questa parte ovviamente della trasmissione è molto incentrata, come dicevamo, diamo un po' l'impronta su quello che è successo oggi. Ovviamente anche Giorgio Valli su errore l'avrà fatto, come l'avete fatto voi giocatori. L'atteggiamento, poi vedremo i messaggi che arriveranno, le considerazioni dei tifosi, l'atteggiamento del pubblico nei confronti di Valli non è mai stato tenero. Secondo te si è anche ceduti in questo oppure no? Ma il bello e il brutto di una piazza come Forlì, è che ti fa 4.000 spettatori ogni partita in casa, è che però allo stesso tempo devi sopportare e leggere determinati commenti. Fa parte del gioco, siamo pagati anche per sopportare queste cose. Giorgio lo sa, Giorgio lo sapeva, e a volte secondo me cedevano un attimo, e cedevano, non esageravano, perché comunque in palestra non c'era mai nessuno a vedere la quantità di lavoro che facevamo, e quindi viene difficile poi poter criticare e accettare delle critiche da gente che non sa niente fondamentalmente. Ma Davide, ma a livello personale, non tuo, parlo di gruppo, il legame con Giorgio Valli, se era sfilacciato o non si era sfilacciato, sai, io te lo devo chiedere, no, ma era molto diretta. No, assolutamente. Mi viene fatta già da agosto il discorso spogliatoio rotto con Giorgio, non abbiamo mai avuto, o meglio, abbiamo avuto i problemi normali che fanno parte di uno spogliatoio, dinamiche normalissime, in cui a volte si alza anche la voce perché è giusto che succeda, però non c'è mai stata una rottura concreta. Perfetto, Davide, ti lascio respirare un attimo, respiriamo anche noi, Francesca, andiamo a salutare i nostri partner. Sì, Enrico, andiamo un po' a viaggiare con i nostri amici di Viaggi Fortuna, perché da oltre 40 anni Viaggi Fortuna accompagna i suoi clienti alla scoperta del mondo. E quindi perché non affidarsi ad assoluti professionisti che ti faranno risparmiare tempo, fatica e anche denaro? L'agenzia che trovi a Forlì, in corso Garibaldi 42 e in via Edison 1, ti assiste nella scelta del viaggio fatto su misura per te, con uno staff di 14 esperti, affidabili ed appassionati, che ti guideranno passo a passo per pianificare la tua trasferta di lavoro o la tua vacanza da sogno. Ed è proprio questa che oggi Viaggi Fortuna ti consiglia, una settimana da sogno con Vera Tour da trascorrere in uno degli splendidi villaggi Vera Club a tua scelta.
Strutture eleganti ed esclusive nei mari più belli del mondo, Caraibi, Oceano Indiano, Egitto, Tunisia, Canarie, Baleari, Italia. Puoi soggiornarvi sfruttando i vantaggi della prenotazione anticipata Veratour. Fissa il tuo viaggio prima che puoi e spenderai meno, addirittura fino a 400 euro di risparmio a coppia, assicurandoti la sistemazione migliore e trovando posto nei periodi che preferisci. Ovunque godrai dell'inconfondibile stile Veratour con assistenza, animazione e cucina rigorosamente made in Italy. E se prenoti con Viaggi Fortuna entro il 31 marzo, l'agenzia forlivese ti regalerà un ulteriore sconto di 100 euro. Non perdere tempo. Proprio no, non lo perdiamo tempo, Francesca, e dove andiamo adesso? Andiamo in Italia, però parliamo sempre di cose belle da fare d'estate. Eh sì, infatti un'estate a tutto basket è quella che vi propongono i nostri amici di Basketball Stars Camp per migliorare la propria tecnica, conoscere grandi campioni, imparare i loro segreti e soprattutto divertirsi a due passi da casa, al polisportivo Cimatti di Roncadello. È questo il terzo Basketball Stars Camp, il camp estivo dedicato a tutti i ragazzi nati tra il 2001 e il 2008 che torna a Forlì lì dal 10 giugno al 5 luglio con la direzione tecnica di Richard Lelli e Simone Pieric. Se hai voglia di migliorare i fondamentali vivendo un'esperienza unica di gioco e amicizia, iscriviti a uno dei 4 turni settimanali focalizzati su ball handling, tiro da fuori, tiro da vicino e alta specializzazione. Basketball Stars Camp è aperto ai giovani cestisti e cestiste di qualsiasi società sportiva e si svolge sotto la guida di uno staff di istruttori di grande esperienza. Anche quest'anno torna poi il minicamp diretto da Jonathan Angeli ed Enrico Ruffilli per permettere anche ai più piccoli dagli 8 ai 10 anni di vivere le prime emozioni con la palla in mano. Ad ogni turno ospiti allenatori e giocatori professionisti, pesca di beneficenza con materiale autografato dai campioni a sostegno di Wheelchair Forlì, Villaggio Mafalda e 7 4 U Matteo Bertolazzi. E novità del 2019, una giornata di camp in Piazza Saffi assieme a Marghe All Star. Allora non perdere tempo, consulta il programma sul sito starscampforlì.it e iscriviti. Al costo compreso tra 60 e 125 euro, contattando gli indirizzi che vedi ora in sovrimpressione. Benissimo, grazie Francesca. So che stanno arrivando già molti messaggi, tra un po' ovviamente li leggeremo. Io chiedo alla regia se può mandare in onda intanto la slide che abbiamo preparato ripercorrendo l'esperienza forlivese di Giorgio Valli a livello di numeri, quindi le sue 2 stagioni e mezzo vissute a Forlì. Ecco le ripercorse con ovviamente la salvezza ai play-out il primo anno, il 12° posto nel secondo e questo 6° posto comunque che Forlì aveva in questa stagione, però con un ottimo giorno d'andata e 4 vinte e 6 perse nel giorno di ritorno. Claudio, non ti voglio far entrare in un meccanismo ovviamente che non è tuo perché vivi un'altra realtà. Ti chiedo, abbiamo parlato di Marcello Nicola, arriva quello che è stato un campionissimo ovviamente. Tu, Marcello Nicola, giocatore, è un 1971 come sottoscritto, insomma, tutti abbiamo tifato per lui, grande tiratore anche da fuori. Che tipo di giocatore era e che tipo di allenatore è? Abbiamo tifato contro di lui quando giocava contro la Fortitudo, quando Pittis faceva le ultime partite, non per lui, abbiamo tifato contro di lui. Esatto. Intanto il primo, un saluto a Giorgio, me lo devi concedere. Certo. Perché sono 30 anni che conosco Giorgio e credo che non si possa mettere in dubbio né l'allenatore, che è di grande capacità, né l'uomo. Poi ci sono dei momenti in cui Renato Pasquali è un uomo di grande affidabilità, se hanno fatto questo passo loro sanno ciò che andava fatto e ciò che non andava fatto. Renato Pasquali, se non ricordo male, lo portò con lui in Ucraina. A Kiev, con Marcello Nicola fecero questa 15 esperienza. Anni fa, adesso lo dico sì. Per dire. E quindi sa chi ha portato a Forlì. Lui lo sa, io non lo so. Io so chi è Marcello Nicola come giocatore, ma non so chi è Marcello Nicola come allenatore. Giocatore era un duro, Sì, certo. Poi qui hai due ragazzi vicino, uno ha compiuto i 18 anni, uno ha compiuto i 20, un pochettino, io ho compiuto i 40, un pochettino ne hanno viste di cose. Ci sono vari tipi di allenatori, ci sono i coach player, ci sono invece allenatori che magari ti sviluppano un discorso, gli allenatori sono diversi gli uni dagli altri. Sì. Cosa serve a Forlì? Io in questo momento non ti so dire. So per certo che... non va considerato, secondo me, il Marcello Nicola giocatore, perché essere bravi giocatori non vuol dire essere buoni allenatori e viceversa, come essere
Bravi ex arbitri non vuol dire essere bravi istruttori di arbitri, e vale per tutti. Quindi io non penso che sia giusto stare a valutare ciò che chi era lui come giocatore, bisogna vederlo e metterlo al banco come allenatore. Perfetto, Claudio. Io intanto voglio dire ai nostri telespettatori che abbiamo preparato una clip dedicata a Giorgio Valli, realizzata dal nostro Dery Sulivi, e al termine della trasmissione, se andate sulla nostra pagina Facebook, potete assolutamente vederla. È diciamo un omaggio, perché noi ovviamente dobbiamo omaggiare, sentiamo di omaggiare le persone che comunque hanno dato tanto per la squadra biancorossa, così come in passato fu Gigi Garelli prima di Giorgio Valli stesso. Seconda cosa, dobbiamo anche ricordare che oggi per la pallacanestro italiana, Luca, una riflessione la chiedo a te, è comunque un giorno triste, perché è stata esclusa dal campionato nel girone Ovest Siena. Purtroppo dopo la scomparsa della originale Mensana, Siena era ripartita da questa società, aveva ritrovato la Serie A, e riperderla un'altra volta, una piazza così, con dinamiche molto simili a quelle che anche a Forlì ci ricordiamo bene, l'ultima partita giocata con gli Juniores, come successe con la Fulgor Libertas nel 2014-2015, insomma, è un vulnus, come si dice, per tutto il basket. Sì, è brutto, perché purtroppo il mondo del basket deve affrontare ogni anno ormai situazioni come queste. È brutto perché adesso bisognerà ridiscrivere le classifiche, le squadre che hanno incontrato Siena perderanno i punti. È brutto perché appunto non conta tanto il campo quanto conta più fuori dal campo, e sono situazioni che si dovrebbero limitare all'inizio, questa è l'unica cosa che posso dire. Sono situazioni che, se uno ha i soldi, fa il campionato, fa le partite, se uno non li ha dall'inizio non deve partecipare. Io ho un esempio in squadra, è arrivato Tommaso Marino, che è una persona molto solare, e mi diceva appunto che era da tanti mesi che andava avanti questa situazione. Lui, che addirittura era di Siena, la viveva in maniera terribile, addirittura pensava di ammollare il basket, addirittura. Quindi posso capire cosa hanno provato i 10 giocatori che giocavano a Siena quest'anno. E mi sento di abbracciarli calorosamente e spero che troveranno una sistemazione adesso, e dove potranno giocare a basket tranquillamente senza pensare se arrivino i soldi o no. Chiaro. Allora Luca, tieni caldo anche il discorso di Tommaso Marino, okay, perché anche dal di lì con te ripartiremo nella seconda parte di Panorama Basket. Dopo la pausa pubblicitaria ci ritroviamo, abbiamo ancora tantissime cose da dire. Eccoci ritrovati alla seconda parte di Panorama Basket, ed è ancora il momento di vincere, vero Enrico? Sì, in questo caso noi facciamo riferimento a cosa, Francesca? Alla nostra schedina, quella sulla quale noi ci divertiamo a farvi scommettere durante la settimana sui risultati delle nostre squadre romagnole durante il weekend. Beh, insomma, anche perché i premi sono allettanti, non come quelli del nostro videoconcorso. Eh sì, infatti i premi li vedete adesso nelle nostre immagini: salsiccia hamburger a scelta, un portachiavi e una bottiglia di vino dei nostri amici di Marco e Vito, la macelleria e gastronomia che trovate in via Carossa 18A a Forlì, dove andare a prendere carni di grande qualità, e non solo, perché ci sono davvero tantissimi prodotti enogastronomici del nostro territorio, quindi mi raccomando, andate a trovarli e soprattutto giocate con noi per vincere questo premio. E allora dai, svelaci subito l'arcano, com'è andata questa settimana? Io parto sempre come l'altra volta, guardando il podio dal basso verso l'alto, per cui parto dai terzi classificati, perché ce ne sono due a pari merito, e sono con 70 punti Riccardo Bovicelli e Valerio Castellini. Andando a salire abbiamo il secondo posto con 73 punti Pier Antonio Saporetti, ma soprattutto quello che ci stupisce è il primo posto, Enrico. Non tanto per il punteggio, 75 punti. Vabbè, direi è media con chi vince, esatto, di solito, dai. Ma ha fatto doppietta ancora, perché sto parlando di Matteo Zama, che ha vinto ancora per la seconda volta consecutiva il nostro premio. Sì, due volte consecutive, se non erro non era ancora successo in questa stagione. Esatto, è la prima volta, quindi complimenti Matteo. Va bene, Matteo,
ti dovremmo dire di mandarcela a mail, ma la conosciamo. Ormai. E quindi ti facciamo i complimenti? Assolutamente, dai. Bravissimo. Bravissimo Matteo. Bene Francesca, questa è appunto la nostra schedina che tornerà venerdì, ovviamente per permettervi di scommettere ancora. Io so che ci sono tantissimi messaggi. Corro a leggerli. Vai, tutto. Ma intanto io riprendo un attimo a parlare con il nostro Luca Gandini, perché abbiamo detto... Prima hai citato con il caso Siena Tommaso Marino, che è stato assieme a te, e lo voglio dire, uno dei grandi protagonisti di una vittoria molto importante, l'abbiamo detto in premessa, come quella che avete ottenuto con Roseto, perché la lotta per accedere ai playoff è serrata, ha vinto Piacenza e c'è di diritto anche lei, e questi due punti pesavano. Sì, abbiamo disputato veramente una buona partita. Ormai sono 3-4 partite che il trend è positivo, al di là delle sconfitte a Mantova in casa con la Fortitudo, siamo in crescita. Abbiamo fatto quello per cui ci eravamo preparati in settimana, sapevamo di affrontare una squadra molto fisica, molto atletica, e abbiamo limitato il loro contropiede, abbiamo cercato di limitare i loro rimbalzi offensivi, anche se qualcuno con dei giocatori così atletici ci è scappato. E siamo rimasti in testa per 40 minuti e siamo anche riusciti a ribaltare la differenza canestri, che era di 11 punti, esatto. Sperando che più avanti possa servire. Che possa assolutamente servire. Due cose, è arrivato Marino e l'impatto si è sentito, ti chiedo in cosa vi ha aiutato soprattutto Tommaso, ma, altra domanda correlata, in cosa siete cresciuti voi indipendentemente, quindi in senso generale come squadra in quest'ultimo periodo? Guarda, penso che dall'inizio del campionato abbiamo avuto tanti alti e bassi, all'interno anche della stessa partita avevamo dei quarti in cui giocavamo veramente bene e poi altri in cui facevamo degli errori banali. L'ingresso di un playmaker di esperienza come Tommaso, che ha un anno, mi sa che ha un anno in meno di me, quindi da tantissimo che è su questi campi, magari ha permesso appunto di limitare questi errori. E anche il fatto che comunque lui conosce molto bene il gioco, sa come mettere in ritmo i compagni, magari Adam Smith, che è un grandissimo realizzatore, gli abbiamo tolto un po' anche di responsabilità di certo. Far girare la squadra, e secondo me lui sta disputando queste 3-4 partite, sono le sue 3-4 migliori, indipendentemente dal fatto che ha fatto 46 tre partite fa, però sta prendendo sempre le decisioni migliori, i tiri migliori, e diciamo che l'ingresso di Tommaso è servito a questo. Però comunque tutti avete avuto un beneficio a livello di intensità, soprattutto mi sembra di. Io ho visto la partita con la Fortitudo, al di là della sconfitta dovuta a qualche episodio e a qualche vostra ingenuità, sì, obiettivamente, sì, l'intensità era importante. Ovviamente la strada è ancora lunga, in questo momento. Insomma, l'ho detto prima, la lotta è molto serrata, non è un calendario facile il vostro, come però non lo è per altre vostre avversarie. Ecco, in questo rush finale cosa conta, Luca? Guarda, io sono molto ottimista perché appunto vedo una squadra in crescita. E abbiamo davanti a noi domenica già una partita fondamentale con Iesi, che secondo me se la portiamo a casa ci può rilanciare veramente verso i playoff, perché effettivamente il calendario non è di più semplice, perché dopo dovremo affrontare Verona fuori casa e Treviso in casa. Adesso bisogna semplicemente... E affrontare ogni partita come abbiamo fatto da un mese a questa parte, mettendo grande intensità difensiva che magari all'inizio ci mancava, e sono fiducioso. Francesca, abbiamo qualche domanda per il nostro Luca Gandini, le cominciamo subito a fare. Dai. Sì, ce ne sono Enrico. Grande Gando, una roccia sotto canestro, e ora che i minuti in campo sono aumentati anche le prestazioni sono migliori. Ci servi sempre così per agguantare i playoff, e ricordati di lasciare una tua maglia all'asilo, le dade lo sanno. Con un sorriso, ciao Grande Gando, forza Ravenna, firmato Stefano. Allora, la mano all'asilo? Sì, io la mia mattina comincia alle 7:30 e porto all'asilo mio figlio e finisce, quando devo venire in trasmissione, finisce a mezzanotte. Però ci ho preso l'abitudine, dai. Sì, sono anche dimagrito 10 kg per l'inizio dell'anno, facendo questa vita, quindi va benissimo così. In campo invece sei reduce dalla tua migliore prestazione offensiva della stagione. Sì. Raramente vado in doppia cifra, quindi devo incorniciare il referto. E devo dire che sì, ho giocato magari un po' più del solito, però
li sento i minuti che ho giocato, perché è due giorni che sono a letto. Ah, ok, tutto va bene. Ancora, Francesca. Abbiamo un messaggio invece firmato da Rick da Ravenna. Grande, ora sì, la migliore partita di squadra della stagione. Finalmente, Houdini, ti sei scatenato. Luca, mi puoi spiegare il perché di questo soprannome? Ah, sì. Forza ragazzi, avanti così fino alla fine. Houdini è il nostro fisioterapista che fa anche lo speaker. Ah, ecco. Ok. E si inventa, cioè, veramente una grandissima fantasia, e se l'ha inventato lui. Penso t'ha spiegato anche il motivo per cui ti ha paragonato, diciamo, di ma ogni tanto faccio qualche magia in allenamento, più che altro in partita mi devono ancora ok, ascolta, di squadra però ha letto Francesca, è un concetto importante questo, penso. Sì, sì, ma penso anche alla partita con Imola in casa, penso a altre partite come con Mantova in casa, dove eravamo addirittura in 6-7 in doppia cifra. Sì, abbiamo fatto veramente una partita di squadra. Penso ai 20 punti di Tommaso, penso a Adam che l'ha chiusa nel quarto-quarto, a Josh che nel primo tempo ha fatto il lavoro sporco, ha preso dei rimbalzi e nel secondo si è scatenato segnando 13 punti. Sta andando bene, dai, sta andando bene. Perfetto. A proposito di prestazioni individuali di cui parlava il nostro Luca Gandini, ovviamente noi tutte le settimane stiliamo il quintetto ideale romagnolo e vediamo questa settimana da chi è composto, Francesca. Beh, allora abbiamo soltanto un americano, che è il nostro solito BJ Raymond, ala di Imola, capace appunto domenica di reggere l'urto della corazzata Treviso, poi per il resto solo giocatori italiani, a partire dal poco fa citato play di Ravenna Tommaso Marino, trascinatore con 21 punti e 7 assist nella vittoria giallorossa su Roseto. Poi il derby di ieri tra Faenza e Lugo ci ha regalato tre grandi protagonisti di questo turno di campionato, dove per i Raggi Solaris sono Marco Petrucci, le cui cifre che vedete lo eleggono assolutamente migliore in campo, e Giorgio Sgobba. Per Lugo invece abbiamo un Matteo Serravalli strepitoso nel primo tempo. Menzione poi speciale più che meritata va per il nostro ospite Luca Gandini alla migliore prova offensiva da quando è a Ravenna. Esatto, l'abbiamo appena detto, grazie Francesca, giustamente applausi per Luca Gandini, ma Claudio, applausi anche per Petrucci e Sgobba in un derby, quello che ho visto anch'io con i miei occhi di ieri, che avete vinto diciamo così, riscattando, credo che ci fosse anche un po' di rivalsa interiore dopo il derby di Cesena con i Tigers. Derby un po' strano però, perché si è partiti subito dove sembrava che doveste fare Fast and Furious, no? Praticamente ai 200 all'ora, sia voi che lui. Sì, secondo me non abbiamo giocato una partita di altissimo livello, obiettivamente. Non abbiamo fatto nei primi 15 minuti le cose che dovevamo fare. Serravalli è stato bravissimo a punirci, ma soprattutto noi non abbiamo assolutamente giocato di squadra. E questo ha aperto la loro transizione in una maniera impressionante. Tutto quello che Ravenna ha fatto bene sabato a livello di difesa, perché Luca secondo me meritava quel quintetto oggi, ma non solo per quello che ha fatto in attacco, per quello che ha fatto in difesa. Noi ieri non l'abbiamo fatto per niente. Giorgio non l'ha fatto, perché ieri Sgobba ha giocato una grande partita d'attacco, ma io sono sicuro che lui sa giocare molto più solidamente in difesa, perché è un giocatore di alto livello ed è un ottimo giocatore. Per cui bisogna essere contenti, perché siamo ancora gli attaccati, dovevamo smaltire la delusione della partita di Cesena e le polemiche che ci sono state dopo quella partita lì, in una partita in cui Cesena ha meritato, in cui noi sicuramente siamo andati a casa con l'amaro in bocca, non per quello che era successo in campo, ma per quello che era successo attorno al campo. Per cui va bene così. Se ti devo dire che sono stato veramente contento di ieri, non ti direi la verità. No, io sono sincero anch'io, Claudio. Ho pensato, ma anche detto, che 19 punti alla fine sono un po' troppi a sfavore di Lugo per la partita che Lugo aveva fatto per l'arbitrato del quarantesimo, diciamo così. Cioè, vi siete dovuti ritrovare, ricompattare in corsa, e però l'approccio al match era stato migliore da parte della squadra di Galetti. Sì, 19 punti sono sicuramente un po' bugiardi, nel senso che dovevano essercene meno di scarto. Lugo è una squadra molto giovane, che vicino a Serravalli ha un nucleo di ragazzi giovani, fisicamente buoni. È una squadra che si allena tantissimo ed è allenata bene. E di lì passeranno le possibilità che ha Lugo di salvezza e che io gli auguro con tutto il cuore di centrare. E anche noi siamo una squadra che si allena tanto
e da questo punto di vista qui, però loro erano col cuore molto più leggero del nostro. Noi, ti dico la verità, eravamo anche un pochettino così, perché c'è successa una cosa, facciamo gli auguri a Gioacchino Chiappelli, ecco, che ieri... Ecco, no, raccontala, perché ti avrei fatto una domanda esplicita. Mancava Gioacchino Chiappelli, spiegaci le ragioni. Gioacchino era in lista, doveva esserci. Un'infezione su una ferita che ha avuto, si è fatto questa ferita in Coppa Italia 15 giorni fa. Al ginocchio, però non era poi successo niente, fino a che all'improvviso sabato sera gli si è gonfiato improvvisamente, e adesso sta facendo tutto ciò che serve per capire a livello serologico quali sono gli antibiotici da prendere per questo problema che ha di infezione. Così eravamo rimasti un po' sbalorditi, perché è stato proprio un domenica ci sono, lunedì non ci sono più. Ecco. Però ancora, diciamo così, una prognosi, una diagnosi non te la so dire, sarei veramente bugiardo se ti dicessi, certo. speriamo di che sia Dozzano, ma non sarà semplice. Ascolta, infatti facciamo ovviamente gli auguri assolutamente a Gioacchino Chiappelli, ovviamente a tutta Faenza, per poterlo riavere al più presto in allenamento e in partita. A proposito di allenamenti, adesso non parliamo del match che vi attende, lo faremo tra un po', ma parliamo della settimana che vi attende, perché sarete un po' erranti, perché Palacattani, ci sono le finali di Coppa Italia di calcio 5. Tanto le antipatie me le prendo io, no? Io il calcetto non l'ho mai sopportato, figurati adesso che per una settimana non ci fa allenare più. Calcio a 5, finali di Coppa Italia al Palacattani, ergo e Raggio Solaris dove migrano? Emigrano domani a Russi, poi al Bubani, poi non lo sappiamo e poi vedremo. Perché tra l'altro c'è anche questo problema, che giocando ieri, cioè di lunedì, e giocando la prossima di sabato, non è neanche che dici andiamo a rompere le scatole a quelli di Ravenna o a quelli di Forlì per fare un amichevole. Avete già fatto con Forlì, se non bello, poco. Con Forlì sì, esatto. Con Ravenna ci abbiamo provato per tre volte, non ce l'abbiamo mai fatta. Se mi devi invece dire, adesso ti chiedo questo, abbiamo parlato di Sgoba che secondo te comunque poteva fare qualcosa, diciamo, di più consistente difensivamente, in senso lato la presa di Petrucci e il momento di Petrucci è un momento di grande consistenza. Allora, chiarendo, cioè Sgoba è un ottimo giocatore, no, assolutamente, e senza di lui nel primo quarto, noi andavamo al riposo del primo quarto sotto, esatto, di 15 punti, perché le cose vanno dette tutte. Certo. Marco Petrucci sì, è in un buon momento, ha avuto una prima fase di campionato un po' in sordina, facendo fatica ad entrare un po' negli equilibri. È cambiato l'assetto nostro in questo momento, da quando abbiamo un esterno in meno e un'altra ala in più. Lui è riuscito a trovare più fiducia. Secondo me di questo grande merito va dato anche a Venucci, che ha lavorato tanto per riuscire ad inserirlo, rinunciando spesso anche a qualche cosa di suo. Adesso è sicuramente... Marco era stato preso per questo, non era stato preso perché venisse a sventolare gli asciugamani. Quindi sta facendo, è bravo, è forte, ultimamente sta facendo bene il suo. Perfetto, poi ritorneremo a parlare del derby tra pochissimo anche con le voci dei protagonisti della partita che abbiamo intercettato assieme a Dery Sulivi ieri sera, però prima Francesca andiamo a salutare i partner di Panorama. Sì, Enrico, andiamo a salutare i nostri amici di Robinson Pet Shop, non un semplice negozio per animali, ma un punto di riferimento in cui trovare i migliori alimenti per i cani e i gatti e i consigli di un personale esperto e qualificato. Robinson Pet Shop infatti punta tutto sulla qualità. Lo fa scegliendo di riempire le scansie dei propri negozi con marchi rigorosamente selezionati. Qui trovi solo i migliori prodotti, spesso biologici, tra i quali scegliere per nutrire in maniera naturale il tuo amico a quattro zampe, senza l'utilizzo di sostanze chimiche, appetizzanti o ingredienti di scarto. Nei loro punti vendita, allestiti, avvalendosi delle soluzioni studiate da Arreda Metallici, acquistare il migliore prodotto per il tuo animale domestico sarà facile, grazie alla competenza del personale composto da laureati in veterinaria, scienze biologiche, farmacia o ittiopatologia, ma anche da volontari di canili o gattili e allevatori. Tutte persone accomunate dalla passione per amici che da Robinson Pet Shop non sono considerati semplici animali domestici, bensì membri a tutti gli effetti di una grande famiglia. Scoprilo anche tu nei 10 punti vendita presenti in tutta la Romagna e visitando lo shop online sul sito robinsonpetshop.it. Benissimo Francesca, intanto io vi aggiorno sull'andamento del nostro sondaggio che riguarda la decisione della società forlivese di esonerare Giorgio Valli e sostituirlo con Marcello Nicola. In questo momento i favorevoli al provvedimento preso sono il 68% di quelli che hanno espresso una loro opinione. Adesso Francesca, però, dove andiamo?
Andiamo a salutare gli amici di Arredametallici che abbiamo citato poco fa e con loro vi vogliamo far entrare in un mondo di idee e di soluzioni pensate e progettate per la comodità e la funzionalità del vostro ufficio, del vostro esercizio commerciale e della vostra casa. È il mondo di Arredametallici, la ditta di Forlì che da 30 anni opera nel settore dell'arredamento con spiccata professionalità ed estrema attenzione alle esigenze dei suoi clienti. Arredametallici progetta, realizza, distribuisce e posa direttamente in loco scaffalature per uffici, scuole, biblioteche, studi professionali, aziende e negozi, spaziando dai sistemi componibili per magazzini a banchi, vetrine e supporti espositivi adattabili ad ogni spazio e categoria merceologica. Le loro soluzioni sanno soddisfare ogni richiesta e rendere pratico e confortevole qualsiasi ambiente. Potete trovare complementi d'arredo in metallo e non solo, cabine armadio, librerie, classificatori, mobili e poltrone per l'ufficio, targhe e segnaletiche di sicurezza, stander, accessoristica ed espositori di ogni tipo. In più, una speciale attenzione per lo sport con la realizzazione di panche e di spogliatoi per le palestre. Arredametallici lo trovate in via Goristia 222-224 a Forlì. Visitatela e contattatela gratuitamente e senza impegno. Il suo personale specializzato, prima di tutto, vi ascolta. Benissimo, Francesca. Allora, so che ci sono tanti messaggi, molti riguardanti, anzi, credo quasi tutti riguardanti la scelta di Forlì. Io però, prima di farti leggere parecchie di queste domande, chiedo due cose a Davide. Prima abbiamo fatto vedere su Giorgio Valli la nostra slide, giorno d'entrata e giorno di ritorno. Allora, una cosa che a me aveva sorpreso positivamente nel giorno d'entrata è che era una squadra fondamentalmente fatta quasi tutta di attaccanti, eravate riusciti ad avere una buona identità difensiva. Le cifre poi la suggellavano, 79 punti subiti di media. Ora questi punti sono saliti a 82,3. E al di là della statistica, l'idea è che difensivamente abbiate perso quello smalto, quella compattezza che avevate all'inizio. È una mia opinione, ma è veramente così? Ma sicuramente mi collego al discorso che ho fatto prima, in cui ultimamente abbiamo perso un po' quella fotta, quell'aggressività, anche un po' ignorante che avevamo all'inizio stagione. Hai detto bene, una squadra di attaccanti. Appunto per questo, cioè, in difesa non serve talento, in difesa è solo questione di aver voglia, di aver voglia di sacrificarsi, di togliere qualcosa a sé per aiutare il compagno, è solo questione di questo. C'è stato un piccolo calo sotto questo aspetto. Ti chiedo anche, ovviamente, nel tuo ruolo di capitano, in questo momento io parlo con te, ma è come se parlasse attraverso di te un po' a tutta la certo. Pallacanestro Forlì. Noi ci siamo concentrati molto come giornali anche sui due americani, le difficoltà realizzative di Melvin Johnson e le difficoltà, in questo caso più difensive, di Kenny Lawson. Ti chiedo in questo momento come stanno vivendo loro la situazione, se ci sono, diciamo così, problematiche particolari che loro stanno affrontando e vivendo in questo momento? No, problematiche che io sappia no. Anche loro, quando stamattina hanno saputo la notizia, erano dispiaciuti, a loro modo ovviamente, però anche loro erano molto dispiaciuti e sorpresi quanto noi. Lasciami spendere due parole a favore, comunque per evidenziare la professionalità che sta avendo Melvin. Da cui però io lo dico, mi aspetto molto di più, ma questo qui lo dico... Ok, però da un americano è molto raro trovare che si tolga dei tiri lui per mettersi a disposizione della squadra, è sempre molto propositivo, come Kenny d'altronde, però Melvin è stato più evidente in queste ultime tre settimane, anche lui veniva da un periodo non felice, non facile, vari problemi, quello che vuoi. Però anche ieri, parlando in spogliatoio, è venuta fuori la questione, abbiamo apprezzato molto e stiamo apprezzando molto il suo atteggiamento, più che altro. Perfetto Davide, mi sono appuntato una domanda che, se non è tra quelle del pubblico, ti farò io tra poco, però Francesca vai, a tua scelta, ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tanti, io partirei da due messaggini, Enrico, che ti leggo, uno contro l'esonero di Valli e uno a favore dell'esonero di Valli. Partirei da quello a favore. Sì. Ciao, sono Claudio da Rimini. Non servono titoli arcaici per l'allontanamento di Valli dalla panchina di Forlì. Squadra molle, senza anima, ma soprattutto senza gioco. Adesso però i giocatori sono con le spalle al muro e non hanno più alibi.
È un po' quello che diceva anche Renato Pasquale nella chiacchierata che io e te abbiamo avuto, e un po' anche sul discorso della, diciamo così, della necessità di ritrovare durezza, compattezza e aggressività, ha detto Davide Bonaccini. Perfetto. Ancora? E c'è invece chi dice: la dirigenza della Pallacanestro Forlì è ridicola. Fiducia a Valli per poi esonerarlo. Valli è un super allenatore, così non si può programmare nulla. Consiglio di cambiare mestiere. PS, il prossimo esonero sarà quello di Pasquali. Allora, adesso, Pasquali comunque aveva un 2 più 1, se non sbaglio. Quindi la sua posizione in teoria va ridiscussa quest'estate. Vedremo, ovviamente. Secondo me non ci sono tanti segnali che facciano pensare a una fine del rapporto con Renato Pasquali. Però ovviamente avremo modo di parlare anche a fine stagione. Ancora. Per Bonaccini, come giudichi sinceramente il tuo campionato? Allora. Fermo, aggiungo io. Francesco, intanto ci sono sempre preparato su queste cose. Tu hai fatto, secondo me, un grandissimo giorno d'andata, dimostrando ancora una volta una costante escalation negli anni. Poi vedo però le cifre del girone di ritorno, al di là dei 3,3 punti di media, 38 da 2, 29 da 3, qualcosa si è un po' perso. Sono d'accordo, è sotto gli occhi di tutti. E diciamo che nel girone di ritorno è iniziato, quando sono iniziati un po' i nostri scricchioli, diciamo, offensivi, difensivi, di atteggiamento, ho pensato principalmente, parlandone, non mia scelta, però parlandone con Giorgio, anche con Renato, ho pensato che fosse più utile per la squadra rinunciare a qualcosa, magari sbagliando, e dare la possibilità a tutti, cercando di coinvolgere il più possibile. I punti, come te ormai mi conosci, non mi interessano, non sono un punto di riferimento, però sì, sicuramente c'è stata molta differenza fra il girone d'andata e il girone di ritorno, ma non ti dico, penso che sia influente il discorso che ho provato a mettermi un po' più a disposizione della squadra. Di fianco a te hai uno come Luca Gandini, che da questo punto di vista non può che essere, tra virgolette, della tua opinione, insomma. Io penso di avere meno punti di media suoi. No, ma al di là di questa, al di là delle battute. No, insomma. Sì, penso che un giocatore ha mille modi per essere importante all'interno di una squadra, e i punti sono solo uno di quelli. E sia io che lui giochiamo in una squadra con fior fior di realizzatori, perché io ho Adam Smith che, certo, quando è in giornata ne fa 40, lui ha Kenny Lawson, Marini, Melvin Johnson, Giacchetti, che facci tutti di fare più di 20 punti. Per cui quello che ci viene chiesto a noi giocatori, magari non dal grandissimo talento, è quello di sporcarci le mani, di dare l'esempio magari in difesa, prendere un rimbalzo in più, fare un assist in più, una palla recuperata in più. E lui è bravissimo nel fare questo. Io ogni tanto lo faccio, ogni tanto meno, e basta. Diciamo che più che vedere un Bonaccini segnare 12-15 punti in una partita, lo voglio vedere con quelle belle gambe che frullano in difesa su Sabatini, Esatto. Ecco. Francesca, ancora. Davide dice che con Valli si lavora molto duramente in palestra, però l'impressione è che in partita non ci sia un sistema di squadra a cui i singoli giocatori possano fare riferimento per superare le difficoltà. Sistema, secondo me già Valli giocava molto libero, non lo so. Esatto, diciamo che il metodo di allenare di Giorgio è sotto gli occhi di tutti, è l'imprinting difensivo, comunque tutto parte dalla difesa e dall'aggressività in difesa, e se viene a mancare il discorso difensivo con l'aggressività, poi in attacco facciamo molto più fatica a distenderci, essendo una squadra che può rendere particolarmente bene se corre, se si gioca la transizione, viene tutto più difficile. Francesco, un'ultima domanda. Fabrizio chiede a te, Enrico, se la società esonera l'allenatore con la squadra al sesto posto a 5 giornate da fine campionato, il segnale è che questa situazione va stretta, quindi gli obiettivi sono cambiati. Saluti a Davide. Faccio un ragionamento che è questo, molto 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 veloce, anche perché poi l'ho scritto oggi, quindi è molto fresco il mio ricordo. Nel senso, nella storia della pallacanestro 2.0 15 Forlì si è sempre parlato di campionati in ascesa. Il primo anno con la copiata Coppa Campionato, il secondo anno con la salvezza, il terzo anno con una primavera migliore dell'inverno, comunque in crescita la squadra. Questo è il primo anno in cui c'è un calo, cioè una discesa in boccata. Secondo me, al di là del discorso puramente tecnico, si è cercato di frenare questo calo dal punto di vista sia tecnico che ambientale.
per cercare di preservare i playoff, credo che la squadra li avrebbe potuti prendere comunque, per cercare di arrivare con un nuovo slancio, un nuovo entusiasmo ai playoff e in vista della prossima stagione, credo che il discorso sia soprattutto questo. Ritorniamo con tanti altri messaggi dopo, Francesca. Adesso, prima della pausa pubblicitaria, l'avevo detto, l'ascoltiamo con Claudia Gresti e con tutti i nostri ospiti, i protagonisti del derby di Faenza, ne abbiamo scelti due, uno Claudio e Marco Petrucci, l'altro è Matteo Serravalli, insomma, sono stati grandi protagonisti del Ottimo. Derby. Esatto, sentiamo le loro parole. E poi pubblicità. Marco Petrucci assieme ai ragazzi a festeggiare questa vittoria nel derby. Dico un Petrucci MVP, ma in una partita in cui tutta Faenza ha saputo reagire a un avvio a sprombattuto di Lugo. Voi eravate inizialmente un po' in difficoltà, vi siete ritrovati però. Sì, siamo partiti non bene e abbiamo preso decisamente troppi punti nel primo quarto soprattutto. Poi già nel secondo quarto l'abbiamo un po' aggiustata, ma soprattutto del terzo nel quarto l'abbiamo tirata su. E dobbiamo sempre stare attenti, noi non possiamo mai rilassarci con nessuna squadra e dobbiamo sempre essere sul pezzo. Quindi ci servirà da esempio anche questa cosa, che se giochiamo come il terzo e il quarto vinciamo, se no facciamo fatica con tutti. Vi siete ritrovati durante la partita e adesso avete agganciato Padova, insomma, cosa vuol dire? Dobbiamo pensare una partita per volta e poi alla fine vediamo. Noi possiamo giocare con tutti e vogliamo giocarcela con tutti, poi alla fine vediamo come va. Matteo Serravalli, il derby lo vince Faenza 92-73, obiettivamente però 21 punti per la Lugo vista almeno per i primi 25 minuti sono ingenerosi. Abbiamo subito un parziale importante nel terzo quarto che non siamo riusciti a recuperare, e gli abbiamo concesso troppo in attacco e non abbiamo difeso come nel primo tempo. E loro sono una squadra molto forte che punta al salto di categoria, quindi è normale che ogni errore ti puniscano. E impareremo dal nostro errore per il fine del campionato. Adesso mancano 5 giornate alla fine, la prossima è con Scandiano in casa. Cosa serve vedere da qui alla fine della stagione regolare in prospettiva dei play-out in cui vi giocherete il campionato? Dobbiamo migliorare la continuità nei 40 minuti e non mollare, prendere parziali come quello del terzo quarto e cercare di concedere meno di 90 punti ogni partita agli avversari, perché farne sempre 100 come con Padova è difficile. Rieccoci alla terza parte di Panorama Basket. Come abbiamo già detto più volte in trasmissione, mancano 5 giornate al termine del campionato e ogni partita adesso diventa fondamentale perché ha un peso davvero importante sulla classifica finale. Guardando Forlì è attesa da 3 avversari davvero molto difficili da affrontare, a partire da Treviso, che verrà al Palagalassi questa domenica. Treviso, tra campionato e Coppa Italia, non perde da ben 7 partite e con l'arrivo di David Logan appare davvero un ostacolo quasi insormontabile. Poi, se sia effettivamente così, noi non lo sappiamo, però con l'aiuto di Anna Maria Fantini e della sua lavagna tattica andiamo a scoprire le caratteristiche della squadra veneta e vedere magari che non siano d'aiuto alla squadra di Davide per superare questo ostacolo. Vediamo subito. Amiche e amici di Panorama Basket, ben ritrovati. Questa domenica l'Unieuro Arena arriverà al De Longhi Treviso, una delle squadre più accreditate per fare il salto di categoria, soprattutto dopo l'acquisto di Logan, che è un giocatore eccezionale nello sfruttare i suoi vantaggi da pick and roll, ma soprattutto molto molto rapido e abile nello sfruttare i blocchi d'uscita per tirare. Vediamo adesso proprio un gioco d'attacco dove lui è protagonista, sia nelle vesti di playmaker che nelle vesti di guardia. Prendo la lavagna. Qui abbiamo Uglietti playmaker, c'è questo blocco di 4x3 che riceve palla. A questo punto 5 esce mentre uno fa finta di andare, riceve la palla 5 e Uglietti la va a prendere con un consegnato.
Dopo questa situazione, con palla Uglietti qui, 5 va a fare questo blocco per Logan, che è abilissimo a prendere il suo vantaggio per ricevere e tirare. Ma Logan può anche giocare playmaker. A questo punto c'è sempre il passaggio, va a bloccare per 1, 5 riceve, 1 viene sempre a prendere la palla e a quel punto Logan si ritrova in angolo e la situazione è la stessa di prima, con Uglietti che ha la palla e il 5 che va a bloccare per Logan. Ma vediamo a questo punto la clip. Eh sì, dal 6-9 a 3-19 per effetto di una grandissima prova corale, tutti e 5 giocatori del quintetto a segno. Riparte Treviso. È proprio Logan. Tra le varie clip ho scelto anche di mettere questa situazione di gioco che si riduce in una doppia uscita, ma in realtà Logan fa un tiro straordinario con proprio il difensore dalla parte della mano del tiro. Quarto di gioco. E sempre Matteo Chillo in quintetto da centro. Giustamente Menetti, indipendentemente dall'infortunio, vorrà far rifiatare. Probabilmente non è il momento ideale per incontrare questa Treviso, reduce dalla vittoria contro Imola, reduce da una grandissima vittoria di Coppa Italia contro la Fortitudo, ma d'altronde i playoff passano anche da queste gare avvincenti e belle da giocare e soprattutto da vedere, quindi andate tutti al palazzo. Buona domenica a tutti. Ciao. Eh sì, insomma, molto molto analitica la visione di Anna Maria Fantini sulla Treviso che farà visita a Forlì domenica e tra l'altro, beh, caso vuole che una gloria della vecchia Benetton Treviso come Marcello Nicola sfidi subito Treviso, scusate il gioco di parole, non è la stessa società ma è la stessa città, insomma Nicola ha vinto, se non sbaglio, 2 scudetti, 3 Coppa Italia, di cui almeno un paio a Forlì, con la maglia bianco-verde, sarà proprio lui a sfidare Treviso. Tante storie, tanti intrecci in questa partita, però Davide sul campo, adesso affrontate quella che al momento sembra essere una squadra che non ha punti deboli, o li ha. Voi dovete obiettivamente cercare di tirare fuori non il 101, non il 110, ma il 150. È decisamente la squadra più forte del campionato, comunque più in forma del campionato. Noi prima di parlare, dal momento che arriva il nuovo allenatore, avremo bisogno di un po' di tempo, un po' di rodaggio per mettere dentro le sue idee, i suoi sistemi. E quello che però mi aspetto e spero con tutto me stesso che non manchi è ritrovare in campo e al Palafiera la voglia di giocare, la voglia di accendere il palazzetto, la voglia di buttarsi su tutti i palloni. E se, penso che se facciamo questo, ovviamente bisogna far canestro, però se partiamo da un'aggressività che ormai ci manca, nessun risultato è scontato. L'anno scorso con la squadra normale che avevamo abbiamo battuto in casa sia Trieste che Bologna. Esatto. Questo vuol dire che comunque risultati scontati non esistono se si gioca col cuore e con la grinta. Assolutamente. Fratto, diciamo una cosa velocissima, Davide. In questo momento se il cambio di allenatore ha tolto qualche alibi a voi giocatori, diciamo che l'ha tolto un po' anche al pubblico in generale, alla piazza, cioè questa è una partita in cui obiettivamente adesso insomma bisogna fare davvero fronte comune. Esatto, infatti mi aspetto un Palafiera molto pieno, che si accenda come si accendeva l'anno scorso, quest'anno a volte è stato un po' più così mite. E penso che se insieme riusciamo, ovviamente passa tutto da noi, accendere il Palafiera, non hanno l'interruttore, però penso che se riusciamo insieme a partire bene, soprattutto che è importante, e poi a portare la partita sui nostri binari, può essere il Palafiera un fattore determinante. Assolutamente, un Palafiera che vogliamo bello pieno, bello caldo e pronto anche, Francesca, ad applaudire ragazzi speciali. Vedo che tu hai in mano un volantino, pregherei la regia
di inquadrare sia il volantino sia Francesca. Perché? Perché cosa succede domenica? Perché questa domenica saranno ospiti al Palafiera dei ragazzi davvero speciali, sono i campioni del mondo e sto parlando della nazionale italiana per atleti con sindrome di Down. I ragazzi sono già stati ospiti per la cena degli auguri di Natale qui a Forlì e noi abbiamo avuto il piacere di conoscerli e di poterli intervistare e niente, li ritroveremo anche questa domenica, non solo i ragazzi ma anche i loro tecnici, per cui venite numerosi perché meritano davvero tanto, sono ragazzi davvero incredibili. Perfetto, grazie Francesca e ne parleremo anche diffusamente in settimana di tutto ciò che ovviamente attorno alla loro presenza ruoterà nella giornata di domenica e seguiteci sui nostri canali perché vi daremo ampia informazione al riguardo. Restando sulle partite ovviamente che connotano il fine settimana, un po' Luca ce l'avevi accennato, adesso passato lo scoglio Fortitudo, passata questa partita in casa con Roseto, due gare casalinghe consecutive, ora è il momento di mettervi un po' alla prova fuori casa in un'altra partita che conta, perché fuori casa, l'hai detto, tanti alti e bassi. Ecco, adesso contro la Jesi dell'ex Raivonte Reis, insomma, è una partita importante per entrambe, perché non dimentichiamoci, Jesi lotta strenua per cercare di evitare i play-out, la retrocessione, sì. Insomma. Tra l'altro ci sono state anche storie tese all'andata, non so se ti ricordi, con abbiamo vinto nel finale con i 6 tiri liberi, esatto, che non mi era mai successo. È una squadra che è cambiata molto rispetto all'andata, ha cambiato entrambi gli americani, e è una squadra che gioca ad alti ad un alto numero di possessi, all'andata era finita 106 a 101 per noi, e noi per vincere là dobbiamo assolutamente portarla a giocare la nostra pallacanestro, che magari è quella di fargli fare un canestro in meno, fargli fare un possesso in meno. Li ho visti un po' giocare contro Verona, che in questo momento forse insieme a Treviso e a Bologna è una delle squadre più forti, e si è tramutata, come spesso le squadre che giocano contro Verona, in una gara di tiro a tre punti. Noi non dobbiamo permettere che diventi questo, e dovremmo mettere un pallacanestro dura, sapendo che andiamo ad affrontare una squadra che si gioca buona parte di salvezza in questa partita, però anche noi abbiamo molto da giocarci, perché una vittoria là ci potrebbe far pensare in grande e dobbiamo farcela. Squadra tipica, perché adesso ha prima di tutto due lunghi che amano tirare molto da fuori, come Rinaldi e Totè, e poi senza Dillard, con Knowles, che poi dipende se gioca o non gioca, perché insomma le condizioni fisiche sì, sembrano non essere ottimali, e Reis, beh, di fatto è una squadra senza un vero play. Sì, sta giocando molto bene Mascolo in sostituzione del play, e Totè sta disputando una grande stagione. Non dirla Forlì, che l'ha subito in maniera sì, pesantissima. Mi spiace. No? Rinaldi quest'anno è diventato un grandissimo tiratore da tre punti, anche nel primo tempo sì, con Verona ha messo 3 su 3, per cui appunto hanno molte armi offensive. Dovremmo essere bravi a disinnescarle tutte. Perfetto Luca, un po' di domande dai nostri telespettatori. Grande, grandissima partita del Gando domenica. Ti hanno fatto l'esame antidoping? A parte gli scherzi, continua così. Saluto tutti, in particolare Enrico e Francesca, che non grazie, mi hanno fatto cantare. Scrive Cesare da Bologna. Scrive Cesare da Bologna, oddio. Purtroppo temo di capire a cosa fa riferimento, se è quel Cesare lì, io prima di tutto sono onorato del messaggio e poi dopo, vabbè, queste sono cose nostre, ma poi casomai un giorno vi sveleremo. Detto questo, Luca, ve lo sveleremo dopo, microfoni spenti. Detto questo, ma era più, è più, diciamo, riferendomi al messaggio, scusa se rido ancora dentro di me, ma è più sorprendente il Gandini di adesso, più sorprendente il Gandini di prima, non c'è da sorprendersi né nell'uno né nell'altro, dimmi te. Ma magari rispetto ad altre partite sono stato più protagonista dall'inizio, e sapevo che potevo magari attaccare i giocatori giovani di Roseto in post basso, guadagnarmi qualche tiro libero. E quando magari cominci segnando 3-4 punti facili, tiri liberi, poi viene tutto un po' più semplice. Poi per quanto riguarda palle recuperate, gioco sporco, quello penso di riuscire a farlo ogni partita. Probabilmente è balzato più all'occhio domenica, perché appunto sono stato anche protagonista sabato, perché sono stato protagonista in attacco. Ancora una domanda, Francesca.
Allora, Ciccio Gandini, ottimo giocatore e persona vera, grandissimo affare per Ravenna. Un saluto da Bologna, bianco-blu. Ah, questo qui arrivano da Bologna. Sì, dai, se è Ciccio Gandini viene da Bologna per forza. Grazie. Va bene, dai, sono contenti che ci seguono anche da Bologna. Due messaggi di fila da Bologna, se ho ben inteso. Ma solo perché sono qua io, non per altro. Sono contenti, assolutamente. Claudio, vengo a te invece. Stiamo facendo il giro delle partite del weekend, molto importante anche quella che vi attende come Raggi Solaris, perché adesso la classifica ha fatto sì che voi abbiate ripreso Padova, perché Padova ha perso le ultime due partite, però l'attualità incombe. Adesso avete Ozzano, poi dopo avete uno scontro diretto importantissimo con l'Urania Milano. Ma una gara alla volta è assolutamente necessario analizzarla. Vediamo intanto la classifica per inquadrare un po' la situazione, ancora molto serrata, con adesso Orzinuovi, dopo aver vinto lo scontro diretto con i Tiger Cesena, in virtù degli scontri diretti prima in classifica. Ozzano a lungo è stata una delle rivelazioni del campionato, una delle squadre che è stata anche in posizioni molto più nobili, insomma, che partita vi attende? Poi ha avuto un sacco di infortuni, e, insomma, che partita sarà? Si è avuto degli infortuni, obiettivamente a livello di Serie B spesso accade che ci sono società che hanno giocatori che possono allenarsi meno, Ozzano è una di queste e ha tirato il fiato. Adesso loro devono essere pronti per il rush finale, il loro obiettivo era quello, d'inizio anno era quello di evitare i play-out e devono vincere per riuscirci, altrimenti rischiano di non farcela. Per noi è una partita, è un bivio prima di Milano perché sì, Milano sarà una partita che vale 4 punti anche perché a mio modo di vedere Milano è la squadra più forte di tutto il girone. E noi adesso con Perez poi sarà Fonsalvo, sì, ma in assoluto Santo Lamazza, Scanzi, Simoncelli, Eli Antonio, Paleari, che ho dimenticato, non lo so, no, Piunti, certo. È la squadra migliore. Calendario strano perché Orzinuovi è primo, ha 9 vittorie nel girone di ritorno, 7 consecutive, però deve ancora giocare contro Padova, contro Milano, contro Ferrari, contro Cremona, contro la Ferrarini. Ha un calendario impegnativo, sì. Però sta vincendo. Noi abbiamo avuto un momento di impasse, l'ultima di andata e le prime 5 del girone di ritorno sono state veramente poco felici per noi. Adesso ci siamo ripresi bene, abbiamo vinto 4 delle ultime 5 perdendo a Cesena all'ultimo tiro con un canestro buonissimo di De Fabritis. E niente, adesso è inutile che stia sì, cioè dire gioco partita dopo partita è come dire che la neve è bianca e che l'acqua toglie la sete. È normale, mi fa piacere che uno sfati luoghi comuni. Ma sì, sì, noi adesso dobbiamo giocare questa partita qua per arrivare nella migliore condizione possibile contro Milano, lì sì, sì. Che è una partita che vale 3,5 punti. Assolutamente, assolutamente sì. Anche perché la classifica la vediamo e ti chiedo dentro di voi, dentro lo spogliatoio con la società, Faenza ha sempre fatto bene negli ultimi anni, sì. E quest'anno c'è l'idea, la voglia, la convinzione di poter prima di tutto fare meglio a livello di regular season, quindi cercare di scalare meno un gradino, adesso terzo, quarto posto, poterlo conquistare e poi ovviamente proiettiamoci, l'obiettivo è passare un turno di playoff. Sì, beh, guarda, io ti dico, sono realmente orgoglioso di essere tornato a casa mia e di far parte di questa società perché fa per i mezzi che ha, che non sono pochi, perché è una società che sicuramente si è impegnata, dicevo prima con Davide ai microfoni spenti, non sono nemmeno quelli da Paperon de Paperoni. Noi vogliamo arrivare, la società ci ha chiesto di arrivare a passare il primo turno di playoff. Esatto. E a me non mi basta mica passare il primo turno di playoff. Punto. Cioè, il discorso è che quando sei lì non devi giocare per fare bene un cavolo, devi giocare per vincere. Diciamo che un po' nella comunicazione, mi aggancio, scusa, a questo tuo discorso, adesso... parlo da giornalista, se ne è parlato molto anche di questo, apro e chiudo una piccola parentesi, ecco, forse nella comunicazione di Forlì, di Giorgio Valli, ma non solo di Giorgio Valli, è un po' mancato questa scintillina qui, a livello comunicativo. Bisogna sempre battere il ferro finché è caldo, se non lo batti in una stagione dove sei quarto, quinto, sesto adesso. Ma sì, anche perché questa squadra qua, io penso che noi siamo stati veramente bravi come società, come staff, perché è una squadra che costa meno di quella dell'anno scorso, per esempio. Però è una squadra molto più solida, è una squadra molto più vera, è una squadra che ogni tanto prenderesti a calci nel fondo schiena perché non la vedi con la faccia giusta, ma è una squadra di gente che ci tiene sul serio. Noi siamo partiti all'inizio dell'anno con... ci davano in terza fascia e... ok, va bene, presente quando mettono i pallini? Sì, certo. E noi abbiamo detto, beh, tiriamo fuori una palla in più, ragazzi, ecco. Perché è il momento. Ecco.
Perfetto, molto molto colorita e interessante questa cosa. Francesca, adesso andiamo un attimo a salutare i nostri partner, poi il rush finale di Panorama Basket. Sì Enrico, andiamo a salutare i nostri amici di Romagna Fiere che ci annuncia che domenica 7 aprile torna a Forlì alla Fiera Commercianti per un giorno. L'unico grande mercato dedicato esclusivamente ai privati dove poter scambiare, vendere e comprare a pochi euro oggetti di ogni genere. Tra i banchi di oltre 300 espositori troverai un mondo di articoli e oggetti ancora in ottimo stato, che attendono solo di essere acquistati per avere una seconda vita e permetterti di rinnovare il guardaroba, gli ambienti della casa, l'angolo giochi dei bambini, facendoti risparmiare. E se verrai a Commercianti per un giorno, oltre a trovare la tua occasione, aiuterai anche la tua città e chi si prende cura degli altri. Eh sì, perché questo sarà possibile grazie agli stand di associazioni di volontariato, istituti scolastici, e club service del territorio che mettono in vendita la propria merce. Comprando da loro potrai aiutare i volontari di Qua la Zampa, l'associazione sportiva per disabili Incontro Senza Barriere, i progetti solidaristici del Rotary Club Forlì e sostenere i laboratori per i bambini delle scuole Santa Maria del Fiore e Rodari di Forlì in Popoli. Vieni alla Fiera di Forlì domenica 7 aprile dalle 9 alle 19 e scarica la riduzione da commerciantiperungiorno.it per entrare a soli 5 euro. Perfetto Francesca, ti faccio riprendere fiato aggiornandovi sul nostro sondaggio Instagram, sulle nostre storie potete ancora votare assolutamente sulla decisione di Forlì di esonerare coach Giorgio Valli e sostituirlo con Marcello Nicola. 70% di voi è favorevole, 30% la pensa in modo diverso. Ancora Francesca, dove andiamo? Sì Enrico, andiamo a salutare i nostri amici di MC. MC propone moderni sistemi dotati di tecnologie all'avanguardia che vi permettono di controllare e tenere lontani i malintenzionati fin dall'esterno di casa vostra. Con i sistemi MC, ovunque vi troviate, potrete gestire il vostro impianto e ricevere l'avviso di qualsiasi evento ad esso relativo direttamente sul vostro smartphone attraverso una comodissima applicazione. Sempre attraverso la app potrete accendere e spegnere l'antifurto, gestire le luci in giardino e vedere le immagini delle telecamere di casa sia in diretta che registrate. Potete quindi uscire di casa in tutta tranquillità e fare sogni sereni, perché a voi infatti pensano le soluzioni studiate e realizzate ad hoc dai tecnici specializzati di MC. Chiedete a loro un preventivo gratuito, basta fissare un appuntamento chiamando lo 05 43 72 53 95 oppure visitando il sito www.mcsistemi.it o la loro pagina Facebook. MC Impianti Antifurto e Videosorveglianza è in via Balzella 41G a Forlì. Benissimo Francesca, grazie e torniamo un attimo a parlare con i nostri ospiti, ancora con i messaggi e quelli a cui non riusciremo a dare risposta in diretta, ricordatevi, seguiteci su Facebook perché faremo il nostro spin-off e quindi continueremo a parlarne anche spente le luci di questo studio ma si accenderanno quelle dei nostri social network con i nostri ospiti. Davide, abbiamo parlato un po' di obiettivi. Però Udine ha perso con Cagliari, cioè nel senso voi dovete ancora giocare là, c'è cioè una speranziella ancora non solo di tenerci questi playoff, ma insomma di provarci per vedere di arrivare a questo quinto posto, insomma ve la dovete giocare, ve la volete giocare. Assolutamente, assolutamente. La sconfitta di Piacenza pesa ancora di più dal momento che Udine ha fatto il passo falso. Comunque sì, l'obiettivo rimane i playoff e più in alto si arriva e meglio è. Comunque abbiamo 5 partite ancora, ok. Queste tre sono molto complicate, è inutile nascondersi, però le ultime due sono assolutamente alla nostra portata, quindi poi è ancora lungo il campionato, possono succedere tantissime cose. Invece Luca, insomma, questa situazione un po' magmatica che c'è, diciamo, a cavallo dei play-off e che rimane escluso, un po' la soglia si è abbassata rispetto agli anni scorsi. Ricordo che Ravenna arrivò a nona e quindi all'epoca fuori dai playoff per 2 anni con 32. Quest'anno la soglia sarà sicuramente più bassa. Insomma, la domanda è un po' banale forse, ma chi temi di più in questa corsa? La risposta è ancora più banale, noi stessi. Vabbè, detta questa da calciatore adesso. E guarda, si possono fare mille tabelle. Abbiamo visto il calendario che può avere Mantova, può avere Imola. Io credo che con 3 vittorie, sì, calcolando che abbiamo gli scontri diretti a favore con, esatto, tutto quel gruppetto lì, potrebbe bastare. Detto questo, come abbiamo parlato anche oggi in spogliatoio, bisogna semplicemente concentrarci su domenica. Ecco, dopo le tabelle lasciamo fare
a giornalisti che sono più bravi di noi. Noi siamo bravi a giocare a basket e pensiamo alla prossima partita, che è quella contro Iesi. Basta che non mi dici che sono 5 finali, io sono a posto. Ancora Francesca, domande. Allora, grande Gandini, due partite di gran spessore firmato da Matteo Ravenna, quindi fioccano i complimenti. Grazie mille, grazie mille. L'altra volta sono venuto che avevamo perso di 40 in casa con Montegranaro e mi sono venuto a prendere le parole, giustamente adesso dai, sono venuto a prendere anche i complimenti. No, però posso dire una cosa, apro e chiudo una parentesi velocissima, Francesca, perché io ho mandato all'ufficio stampa di Ravenna un messaggio, chiede a Gandini se può venire in trasmissione, quando ancora stavate giocando con Roseto, non era ancora finita la partita, mi avevo già chiesto. In merito a Faenza scrivono, condivido appieno le parole di Agresti, Faenza quest'anno è squadra scritto in maiuscolo. Credo di sì, credo che anche tu convenga, no? Sì, sì, assolutamente, nel bene e nel male siamo sempre stati assolutamente uniti. Ancora sulle tante di Forlì, dai, poi continuiamo anche dopo. Sì, ce ne sono tante. Allora, partiamo da qualche domanda per Bonaccini. D'accordo con lui sull'approccio e l'impegno di Melvin, ma su quello di Kenny, cosa ne pensa? Chiede Alberto. Ma anche lui è innegabile che si impegni come tutti noi, non è assolutamente uno scansafatiche, si allena come noi, penso che sia l'unico giocatore che non abbia saltato un allenamento. Ne parlavamo tempo fa, e quindi è innegabile il suo impegno. In campo è normale, tutti i giocatori attraversano periodi positivi e negativi e difficoltà. Sta a noi aiutarlo, cercare di metterlo nelle condizioni migliori per cercare di sopperire alle sue mancanze e ai suoi limiti, che è inevitabile che abbia. Ancora. Bonna, come capitano, cos'è successo dopo la sconfitta nella partita perfetta di Bologna? Qualcosa è andato storto? Perfetto, tra un risultato, aggiungo io. No, eravamo soddisfatti, se non ricordo male, andiamo indietro. Eravamo molto... Perché molti la considerano un po' uno spartiacque. Sì. Sì, da lì forse è iniziata un po' la parabola un po' più complicata. No, dopo Bologna eravamo tranquilli, eravamo un po' arrabbiati perché l'abbiamo sfiorata e sarebbe stata veramente l'impresa. Però eravamo soddisfatti dell'approccio che abbiamo avuto e dell'aggressività che abbiamo avuto in tutti i 40 minuti in un campo che... tutti lo sanno, è molto difficile. Allora, io ho visto e ho chiesto a Francesca se c'era la domanda che mi ero scritto a penna qui e non c'è. E allora te la devo fare io. Cos'è successo nei time out, nelle ultime partite, parlo di Cento, parlo di Piacenza, quando, molti l'hanno sottolineato, dopo un time out, rimessa, palla persa di Forlì? Casualità. Perché molti ci hanno visto qualcosa dietro. No, penso che in una Cento eravamo coinvolti io e Oxy, se non sbaglio. No, casualità. Non ci siamo capiti, niente. Di certo non è stata disegnata una palla persa. No, direi proprio di no, però ho detto era un segnale, ecco, molti lo consideravano un segnale. Capita, dai. Assolutamente. Francesca, siamo veramente in chiusura, eh? Sì. Quindi io ti chiedo se abbiamo assolutamente il nome del vincitore o di una vincitrice del nostro concorso, videoconcorso Maya e Margherita, ce l'abbiamo? Ovviamente c'è. Perfetto, allora 20 secondi, piccola suspense e prima dei saluti vi sveleremo l'identità. Currita Sports Center, ti aspettiamo con una vasta scelta di articoli sportivi e per il tempo libero. Vieni a scoprirci nel nostro punto vendita a Cesena. Eccoci qui, purtroppo siamo veramente in chiusura. Allora Francesca, il nostro quiz riguardava un film che proprio in questa settimana festeggia il proprio 25esimo anniversario. Le domande riguardavano anche la canzone che ne è colonna sonora. Dacci le risposte e poi dici chi l'ha indovinata. Allora le risposte erano Warren G e Nate Dogg, la risposta numero 2 Above the Rim e risposta numero 3 John Thompson. La vincitrice di questa settimana è Paola Dall'Osso. Oh, bene Paola, complimenti, sì. Brava, assolutamente. Noi ti contatteremo inviandoti il coupon per poter ritirare la tua vincita, dunque da Mai Margherita. E allora adesso io Francesca saluto e ringrazio davvero di cuore i nostri ospiti che ci hanno tenuto compagnia, partendo dal capitano della Pallacanestro Forlì, Davide Bonaccini. Grazie a voi, è sempre un piacere. E poi è un piacere anche per noi avere, oltre a te, il centro della Pallacanestro Ravenna,
Luca Gandini, che dopo averlo chiamato una partita negativa, l'abbiamo chiamato una partita positiva, lo chiameremo ancora nei playoff. Dai, Va bene, dai, okay. Ok, grazie Luca. E poi dopo con lui parliamo sempre molto molto bene di tante cose. Un grazie di cuore, Claudio Agresti. Grazie a voi davvero. E poi l'ultimo grazie, lo posso fare a te? Lo devo fare a te. E anche a te. Ma soprattutto a voi, perché anche questa sera sono stati davvero tantissimi messaggi. Vi ringraziamo di cuore per questo. L'appuntamento con Panorama Basket è per martedì prossimo, ma tra pochissimo siamo su Facebook. Seguiteci. Buona serata.